Eccoci, amici videospettatori del Subbuteo Club e altri poetari. Di nuovo, buonasera. Seconda semifinale della World Cup Russia 2018, questa volta Brasile e Francia. Brasile, allenata da Max Liotti. La Francia, allenata da Mario Vella. Sì. L'arbitro della serata è Bernardo Mammì. Questa volta alle videoriprese, l'addetto alle videoriprese è Lorenzo Sibilla, il tecnico, la voce è sempre di Raimondo Rodio. Che hai fatto? In questo momento il gioco è fermo perché il Brasile manca un giocatore del Brasile. Manca un giocatore. Ecco, il portierino. Il portierino. Vai. Okay. Quindi Alisson. E vediamo anche le formazioni di questa sera. Alisson in porta. Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Willian, Douglas Costa, Neymar e Firmino. La Francia risponde con Loris, Sidibé, Pavard, Umtiti, Hernandez, Kanté, Lemar, Pogba, Dembélé, Griezmann e Giroud. Brasile. In questa semifinale le due squadre sono arrivate battendo Brasile. Il Brasile ha battuto l'Inghilterra 1-0 ai tempi supplementari. Attenzione, prima parata da parte Brasile. Della Francia. Perché ti sei mosso, scusa? Hai toccato tu, Mario? No, questo non toccato niente. Io gli ho buttato addosso, tu non potevamo. Ma io volevo proprio toccarlo. Io stavo là, stavo. È Francia palla. Stiamo dicendo che Francia. La Francia invece è arrivata a questo appuntamento vincendo sui calci di gol, dove è pareggiato 2-2 contro uno strepitoso. Giusto per capirsi, io l'ho rimandata contro, ha toccato un mio giocatore, io non ho fatto movimento, tu non puoi muovere il giocatore, scusa. Ah, allora quello che ha mosso lui qui giù? No, mossa una mossa difensiva, non poteva farla. Ma io qua questa giornata non ho proprio toccato. No, sono passati pochi minuti, ma già si preannuncia una battaglia. D'altronde la posta in palio è altissima. Ricordiamo che l'allenatore Mario Vella è campione in carica perché ha vinto Brasile 2014, attenzione, con la sua Olanda, quindi è campione in carica. Purtroppo contro la mia Argentina. Contro un'Argentina che nel 4 anni fa è arrivata in finale e quest'anno invece si è arenata ai gironi. Parata sempre Francia. No, questo. Era giù. Dai, gioca. Vai. Posso rientrare fuori gioco qua, scusa. Dai, anche. Sì, assolutamente, rientra fuori gioco. Posizione. Fuori? Sì. Da dove sono? Fuori? Sì. No. Allora, questo calcio di punizione fuori dall'area di tiro per la Francia. Vediamo come sfrutta questa occasione. A momenti ci arriva Pogba. Non l'ha toccato, vai tu. Alisson spazza, ma attenzione, recupera di Firmino, il terzo tocco di Firmino che si deve fermare, e Brasile. Di nuovo Brasile.
Brasile. Francia. Francia. E manda il fallo laterale. Scusa, se la palla sta sulla linea del tiro, tocca la palla e è in diretta sempre. Sempre prima. Buona, buona, Brasile. Sì. Avanza del Brasile. E tocca però il giocatore francese e può rinviare Loris. Palla direttamente nell'area di tiro francese. Pogba che passa. Hernández. Che però non riesce a sfruttare l'occasione e il Brasile si rifugia in Alisson. Alisson. No, Alisson. Mamma mia, che rischio. Hernández, Pogba, Hernández, wow. Brasile. E il Brasile che riparte in attacco. E punizione commesso da Miranda. Aperta forza difesa. Lemar. Uno. Adesso vediamo come sfrutta questo calcio di punizione in diretto la Francia. No. Sì. Gol Hernández. Sembra Hernández, sì, sembra no, Hernández. No, lui il numero 11 Dembélé. Dembélé. Ottavo. E segna all'ottavo. Francia in vantaggio, Dembélé. Come ti è sembrato questa azione della Francia? Molto insistita da parte della Francia che non ha mollato fino a quando non è pervenuta al gol. Molto determinata fino adesso la Francia. Però la partita è ancora lunga. Molto lunga. E poi il Brasile è veramente forte. Cedere di tutto. Aspetta. Adesso è Brasile che cerca una percussione centrale, ma si infrange contro la folta difesa transalpina. Brasile e punizione. Buona, puoi tirare. Attenzione. Palo. Palo, clamoroso palo di Neymar. Clamoroso palo di Neymar. Palo interno a portiere completamente battuto. E questo è il Brasile, Lorenzo. Sì. Attenzione. Ha toccato quello. Punizione. Mentre si stava prestando al rinvio, Pogba.
Paulinho ha commesso fallo più lui. Aspetta. Quindi. Vai. Adesso un errore, uno svarione difensivo della Francia permette al Brasile un attacco. No. Palo ancora, secondo palo per il Brasile. Brasile. È tu, è tu. Posso giocare? Luca Costa. Da qua, laterale. Douglas Costa ha portato l'attacco. Ha preso. Posso diventare da quel gioco, sì? No, secondo palo. Palo. Aspetta, si muove il suo, è il palo laterale suo. Ok. E allora il movimento. Vai. Questo è il movimento. Okay. Fuori entrare, fuori. Cioè pure quell'altro. Quindi due rinca poi in gioco, due mosse difensive per la Francia, che però rinuncia a fare la mossa difensiva. Yeah. Brasile, Brasile. Punizione. Punizione per il Brasile. Punizione qua. Ah, pure punizione per la Francia. Avevo pensato punizione per la Francia. Non ti è difficile da interpretare, Lorenzo. Adesso diciamo il gioco è un po' confuso in questa fase, diciamo nessuna delle due squadre riesce a impastire un'azione pericolosa, vediamo un po' che succede. No. Per un pelo, per un pelo. Siamo, non so quanto manca, forse 3-4 minuti alla fine del primo tempo. 3 minuti diciamo dalla regia. Quindi siamo al 12° primo tempo, ricordiamo il parziale Brasile 0 Francia 1, gol di Dembélé. Sì, Brasile. Ma il Brasile ha preso due pali. Sì, nella sua reazione, clamoroso. Uno clamoroso e il secondo. Perché palo interno a portiere battuto, è stato sfortunato in quell'occasione il Brasile. Vediamo adesso la Francia che conquista palla, entra nell'area di tiro e manda per evitare guai, per evitare guai. Marcelo manda la palla in calcio d'angolo. Manax. Vediamo questo calcio d'angolo come viene battuta la Francia. Cambio, Brasile. Cambio di nuovo, Francia. Francia. E questo è un errore che il Brasile normalmente non commette. Fuori gioco questi no, però. Sono questi. Vai. È un Brasile che però è nervoso. Sì. Questi non sono errori che normalmente commette. La partita è molto... E adesso vediamo che c'è un buco, che però non riesce ad arrivare la palla direttamente qua. No. Prima no, perché era sul fallo laterale, adesso sì, adesso se la prendi con questo. Perché c'è un cambio palla, no? Se non è un fallo laterale, non sono giocatore adesso. Cambi giocatore tu adesso però. Ma perché? Non è qui il fallo laterale diretto. No, lui adesso sulla prima mossa lo può toccare tutti e tre. Adesso sulla prima mossa sì, no, questi qui, sì, no, io dicevo se lui doveva andare su quello era fuori gioco. Sì, ah, ok, questo lo posso utilizzare, sì.
Niente, fuori gioco. Vediamo adesso. Niente, fuori gioco. E però riprende la palla la difesa brasiliana. Attenzione!